posto, quindi è un loso. Questa è la nostra politica sulla qualità. Non consideriamo il test passato se il degradamento è superiore al 2%, e questo è molto più conservativo rispetto a quanto richiede la norma ISI, che setta il limite al 5%, e questo vale per tutti quanti i nostri test. Ciascun nostro modulo è sottoposto a questa politica di qualità. Siamo allo stand di Longi con Francesco Emmolo e parliamo di qualità oggi, tema della mia giornata in fiera. Allora, ciao Andrea, innanzitutto grazie e benvenuto. Grazie. Partiamo subito con le domande a intervista che ho fatto a tutti i top brand. Vai, sono, speriamo, pronto. Allora, presentaci Longi brevemente e senza dire leader. Facilissimo. Longi è l'azienda più importante, scherzi a parte. Longi è un produttore verticalmente integrato che è presente nel settore da 20 anni. Ha iniziato come produttore di wafer e poi è passato a produttore di celle e di moduli fotovoltaici. Siamo praticamente l'azienda che ha decretato il cambio di passo dell'intero settore quando Longi ha brevettato un sistema per migliorare la produzione di monocristallino, quando tutto il mercato era orientato sul policristallino. Di fatto abbiamo abbattuto i costi di produzione del monocristallino, tanto da renderlo competitivo. Da quel momento il mercato si è capovolto. Il policristallino è sparito e il monocristallino è diventato leader. E questo mi spiega. Molta gente non lo sa, ma... Io sono nel fotovoltaico dal 2009. Effettivamente mi ricordo che all'epoca era il policristallino, era si solo... metteva tanto perché costava meno. Esatto. Longi ha trovato un sistema di lavorazione dei wafer monocristallini che ha abbattuto i costi in maniera significativa, tanto da rendere il mono, che tecnicamente era sempre superiore, ma appunto, come dicevo, sì, esatto, costi diversi, competitivo. Ma pensa. Allora, nel 2024 sarà più importante la qualità o l'innovazione? Entrambe. Allora, la qualità è sempre importante. È chiaro che l'innovazione, portare l'efficienza a livelli superiori, permette di abbattere i costi e rendere sempre più competitiva la tecnologia. Più è competitiva, più è diffusa. Quindi ovviamente dobbiamo rincorrere sempre l'innovazione, questo per noi è un must, investiamo 500 milioni di dollari ogni anno in ricerca e sviluppo, però la qualità resta comunque un driver altrettanto importante. Chiaro. Qual è la vostra migliore qualità? La nostra migliore qualità è d'essere proprio degli innovatori. Se ci hai fatto caso, in questo momento tutte le aziende più importanti, diciamo dei primi 5 produttori di cui noi facciamo parte, 4 producono N-Type Topcon, mentre noi ci siamo su P-Type, perché anche lì siamo riusciti a abbattere i costi tramite diversi brevetti, e P-Type secondo me ha delle caratteristiche di sviluppo maggiori rispetto a quello che è l'N-Type. Capito. Spiegaci il prodotto o servizio più innovativo che portate in fiera in 60 secondi. Probabilmente è proprio il back contact che portiamo in fiera, il prodotto. Noi non ci occupiamo di servizi, essendo un produttore sinceramente siamo orientati appunto sul prodotto. Il modulo back contact 6X della nuova serie ha delle efficienze veramente elevate che superano il 22,5-22,6%, con comunque dei costi molto competitivi. Noi siamo un produttore che ha superato ormai la capacità produttiva di 100 gigawatt, quindi ovviamente il costo, diciamo, la scala ci aiuta molto nel controllo dei costi, e appunto non avendo contatto sulla parte frontale ci permette di avere delle efficienze maggiori e quindi una maggiore potenza, meno moduli sul tetto sostanzialmente. Ovviamente è un prodotto principalmente per il segmento residenziale C&I, che in Italia per noi è fondamentale. Non vorrei dire leader, diciamo che siamo i primi in Italia su quel segmento, perché in effetti siamo i primi, non i leader. Ok. Attualità: domestico, industriale, agricolo o comunità energetiche, su che settore puntate nel 2024 e perché? Allora, nel 2024 io spero sinceramente che finalmente, visto che ci sono tutti i decreti, è stato tutto sistemato, cosa che in Italia insomma sappiamo essere una cosa non banale, che le comunità energetiche finalmente prendano piede. Devo dire che anche agrisolare e agrivoltaico sicuramente giocherà un ruolo molto importante. Andrea, ne sono convinto, per noi residenziale e C&I sono dei settori dove abbiamo lavorato e dove stiamo lavorando. Mi prega, mia risposta è spero tutto, spero che il mercato si stabilizzi e riusciamo a lavorare bene su tutti i comparti, senza dimenticare che anche se l'utility scale cominciasse in maniera importante a me non dispiacerebbe. Sai com'è? Allora, quanto è importante oggi la formazione e l'informazione di settore?
La formazione, come secondo me in tutti i settori, e l'informazione è fondamentale, no? Facevamo l'esempio prima, io ti dicevo che eravamo già leader del monocristallino praticamente da 20 anni, però finché non abbiamo fatto uno scatto. Io credo che per un cliente è abbastanza importante sapere quello che c'è dietro un modulo, e non lo sa nessuno. Io personalmente cerco sempre di parlare con tutti gli operatori della filiera, proprio per cercare di capire qual è il livello di formazione e di informazione, perché poi sai, essendo un produttore anche grande, essendo molto a monte, diciamo, di tutta la catena che poi termina probabilmente con l'acquirente, ma forse con l'installatore, perché l'acquirente poi è, diciamo, è l'utilizzatore. Certo, sì. È molto molto difficile trasferire alcuni messaggi. Ho visto molti dei tuoi video, tu fai vedere le differenze, per esempio, tra i vari moduli. Ecco, io non so quanti installatori saprebbero dirmi qual è la differenza, perché poi anche sulla carta sono molto simili le caratteristiche dei moduli, ma molto simili non vuol dire uguali. Alcuni dettagli fanno una grande differenza. Quindi informazione e formazione sono fondamentali. Okay. Commerciali, tecnici, installatori o clienti, per chi di loro è più importante rimanere aggiornati? Allora, sicuramente io dico sempre che l'installatore è il nostro primo venditore, perché è, in inglese direbbe, il touch point con il cliente finale. È vero che io acquisto, però noi siamo consumatori, no? Certo. Se io devo comprare una caldaia, decido io la caldaia, mi studio tutto quello che devo fare, comprare, oppure chiamo il mio tecnico di fiducia, che magari è un mio amico, e mi dice: guarda, di queste ne ho montate, sono affidabilissime. Chiaro, quindi l'installatore, okay. Non c'è dubbio, la formazione sugli installatori per noi è fondamentale, e passare il messaggio a loro è fondamentale. In questo gioco il distributore ha un ruolo fondamentale, perché ovviamente poi nella nostra scala è il distributore che poi informa, esatto, e vende il prodotto all'installatore. Domande fuori tema: condividerai questo video con tutti i tuoi amici e colleghi? Certamente, come sempre. Infine, anche quest'anno c'è il Gadget Contest. Sì. Qual è il gadget più bello che avete in fiera? Il nostro, probabilmente, io sono una persona un po' distratta nella vita di tutti i giorni. Abbiamo il keychain digitale Bluetooth, che ti aiuta, se lo premi ti fa suonare il telefono, quindi trovi il telefono. Sul telefono c'è l'app che bellissimo, ti dice dove sono le chiavi. Per me è il gadget perfetto. Che poi è questo. Bellissimo. Ok, dai, grazie mille. È stato un vero piacere. Anche per me.